is fucking awesome. E bene a tutti ragazzi, oggi siamo tornati su Clash Royale perché oggi siamo qui per sclerare ulteriormente perché ho perso già due partite di fila e potete capire il mio stato mentale a che livello è arrivato. Quindi partiamo subito con il mio deck che è formato dalla principessa mini pekka, gigante royal scarica, scintilla e goblin lancieri e chi ne ha estrattore e chi ne ha più ne metta. Quindi ragazzi, siamo contro un livello 9, quindi dovremmo vincerlo in teoria, ma grazie alle leggi di Clash Royale questa la andremo a perdere. Mettiamo subito la principessa per skippare un po' di Lisir. Lui c'ha il gigante a livello 8. Non abbiamo a portata di mano il cavolo di mini pekka, quindi il gioco ci obbliga a buttare giù subito la Sparky. E già incominciamo male, perché se buttiamo dubbio lo Sparky, lui capisce che cos'ho in mano e già lui si incomincia a difendere. Ma noi allora, lui pure c'ha la Sparky. Non è una buona cosa questa, ragazzi. Però intanto la mia principessa lì a destra ha fatto i suoi sporchi danni. E anche il mio mini pekka lì a sinistra, lo zappiamo un attimo, perché lui non ha visto il mini pekka lì a sinistra e neanche la Sparky forse. Ok, no, non l'avevo visto. Vabbè, però già guardate quanti. Forse la vinciamo lì, eh? Sento puzza di vittoria! 3-1! Madonna, che partita! Così a caso! 3-1, va benissimo! Gli abbiamo fottuto 30 coppe, andiamo a farne un'altra subito, perché questa è durata non so quanto, 2 minuti, neanche un minuto. Andiamo qui subito contro un cinese, i cinesi. Già avevo fatto una registrazione, ma ho incominciato a sclerare, ho sbattuto finestre e cavalli contro gli alberi. Quindi sapete già che potrei sclerare ulteriormente contro questo cinese. Speriamo, vabbè, lui aveva la Sparky comunque, se l'è giocata malissimo, perché non... Porca zozza. Dai, tiriamo giù. Ci siamo difesi da Dio. Da Dio. Ha fatto una combo di merda e si prende pure una mazzolata del Nive. E va benissimo così, ragazzi. Mi sto gasando perché finalmente gira bene sto deck. Finalmente, oh. Ecco, ha parlato. Va bene. Allora, uno di Lisir me lo prendo prima che si spacca, perché sennò ti spaccavo in due la testa. Sì, zappa, che tanto ti prendi un botto di danni nel chiletto. Mettiamo la nostra amata principessa e intanto la sua torre è arrivata a 648. È cosa buona e giusta. Quindi un bel like ci sta. Se non mettete like, cioè, non avete capito niente della... Siamo tornati in arena leggendaria, cioè dovete supportare al massimo me e il canale, perché se volete che io arrivi in top per spaccare il culo ai giappocinesi, dovete farmi supportare dai bambini libanesi. Allora, quel Minatove non è stato molto intelligente. Contento tu, contenti tutti. Allora, facciamo i nostri Spear Goblin per contrastare sta principessa Lucas. Non so perché mi hai scossato la torre così a caso, però contento tu, ripeto, contenti tutti. Soprattutto io che mi prendo le tue coppe. Giusto perché io voglio fare il mio record personale. Quando arriva sta combo e lui mette la principessa lì, è una mossa più sbagliata che tu potevi fare. Quindi ci portiamo a casa anche questa con un 3 stelle. Un video abbastanza epico, ragazzi. Quindi io vi invito a lasciare tanti like perché siamo arrivati a 3115. Intanto guardo un attimo la registrazione a quanto sta, perché se magari ne facciamo un'altra... 4 minuti, no raga, ne facciamo un'altra, 3 partite di fila, attenzione, mai successo in un mio video. E adesso arriverà il momento dove noi la prenderemo nel culo e quindi perderemo assolutamente questa partita. Preparatevi allo sclero più totale, però io ormai sono contento, ho vinto 2 partite di fila, mi va benissimo così. In questa partita può succedere quello che è. Non poteva succedere questo, non doveva succedere, perché l'avelino a me mi fa salire il crimine, mi fa salire il nazismo. E soprattutto quando uno gioca... Che cazzo faccio adesso io? Mettiamo l'estrattore qui. Ha usato già veleno e scarica, quindi... Già lui ha sprecato 2 carte per contrastare la mia Sparky, quindi io gliele farò sprecare e poi farò uscire la combo. Perché sennò adesso lui la ricarica la sua combo ed è veramente inutile. Allora, facciamo così sperando di... Ok, non dovrebbero farmi danno. Invece uno me lo fa perché...
ovviamente l'ha scossata. Ma va bene così. Noi facciamo partire la nostra combo adesso, gliela mettiamo un po' nel sederino, gli facciamo cagare un po' in mano. Vediamo un po' come si comporta. Se si comporta bene, abbiamo già capito che abbiamo perso la partita. Allora, mettiamo subito il gigante Royal, usa il suo... Quel moschettiere sta ritornando un po' in vita e non è molto, molto bello come cosa. Allora, lui sta facendo un po' di danni, la Sparky ha ucciso il mini pack, quindi va benissimo. Non gli abbiamo fatto tanto danno però. Va bene così. Tanto ormai le nostre due partite ce le siamo portate a casa. E a me va benissimo così. Non so quanto è utile scossarla perché... infatti. Perché io dico una cosa e poi la faccio lo stesso. Ho sprecato la mia scossa. Ma va bene così perché tanto ormai noi l'abbiamo vinta una partita. Due partite di fila. Tre. No, due partite di fila. E noi va bene così. Speriamo non duri troppo questa perché... Il minutaggio della mia telecamera lì non è molto ampio e quindi non possiamo fare chissà che video enormici. Ma va bene così. Allora, mettiamo la nostra principessa lì. Lui ci sciotterà la cosa, va benissimo. Ci butterà anche giù la torre, se per questo. Pezzo di fan. Va bene, va bene, va bene. Cosa possiamo dire ormai? Va bene, tanto la nostra vittoria ce la siamo portata. Le nostre due vittorie ce le siamo fatte. A me va bene così. Vabbè, però dillo che sei stronzo forte tu, però, eh. Vabbè, ci hai buttato pure giù la Sparky con una scossa. Ma vabbè, ma sei stronzo! Sei stronzo forte. Vabbè, ma è normale, perché il gioco non può farvi vincere più di due partite di fila quando... la madonna, ma che cazzo sta buttando giù? No, io le tre stelle non te le faccio fare, pezzo di merda. Col cavolo che fai tre stelle, stronzo! Me ne fai al massimo una e mi togli un po' di coppia. Tipo 30 e infatti. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo riusciti a fare due vittorie eclatanti. Il mio record è di 3124, spero di superarlo. Siamo da un po' in Arena Leggendaria, ho fatto un bel po' di partite. E quindi spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un commento con qualsiasi cosa. Ricordatevi di scrivermi un deck da utilizzare difficile e una penitenza da fare per ogni corona che perdo. Like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo dopo domani con un prossimo video. Bella raga. Ancora un po' più in là.